Incontro Alberto Ronchi, CIO di Istituto Oxologico Italiano. Buongiorno. La spesa ICT non raggiunge l'1,5% del fatturato complessivo per quanto riguarda il digitale all'interno della sanità. Il livello di collaborazione tra sistemi informativi e l'altra aziendale non è sempre così semplice. Volevo capire da lei come ci si può schedare da questa situazione d'impasse. Allora, è vero che la media generale del settore è l'1,5. Poi ci sono alcune aziende, alcune eccellenze che investono di più, altre magari che investono di meno perché rimangono più su sistemi core, su progetti più core. La difficoltà nell'uscire questo impasse è cercare, secondo me, di convincere, di far cambiare un po' il mindset della nostra classe politica o comunque in generale della sanità, che l'IT, l'information technology, non è semplicemente un investimento o un costo strumentale legato a acquisto di beni, ma è una cosa strutturale, una cosa strategica che permette di cambiare e migliorare i processi e migliorare come lavora l'azienda. Il dipartimento IT come lavora con le altre figure aziendali all'interno di un ospedale o di un istituto privato? Allora, dipende. Nel nostro caso noi siamo sicuramente molto in contatto con le altre strutture. Direi che non esiste per noi un progetto informatico, punto, da solo. In realtà tutti i progetti nascono dal business, quindi business è un po' improprio nel caso della sanità, nascono da richieste precise dei dipartimenti, degli ospedali, degli ambulatori, e hanno una componente ovviamente informatica, e di questa componente ci occupiamo noi, ma in stretto contatto con i nostri committenti. C'è un problema di competenze da riformare, reskill, oppure di nuovi profili? Allora, non lo chiamerei un problema, sicuramente c'è una trasformazione da compiere, nel senso che sempre meno, ma non solo in sanità, in generale, sempre meno l'industria ha bisogno di skill tecnici concentrati in aziende come la nostra, perché i fornitori di infrastruttura, del cloud, eccetera, ne hanno già a sufficienza. Noi abbiamo più bisogno di skill come project management, gestione della domanda e business analyst, cioè capire meglio cosa ti sta chiedendo il tuo cliente interno e gestire molto bene la tua delivery o comunque la richiesta del cliente interno. In questi profili quanto è importante la conoscenza o la poter attuare dei progetti di intelligenza artificiale, machine learning o IoT? Allora, in generale, secondo me, in information technology, anche se una persona non fa un lavoro strettamente tecnico, quindi non è un super esperto di cloud o di intelligenza artificiale, deve comunque conoscere le basi, perché altrimenti si va a dialogare con una controparte senza conoscere i basics dell'informatica. Quindi una base tecnica la devono avere tutti. L'essere super esperto di machine learning non serve, lo si trova sul mercato. È sicuro che queste tecnologie possono aiutare tanto. Vanno, come posso dire, usate per quello che servono. Per esempio il cloud oramai è una realtà. Il cloud è una modalità di sourcing, uno può scegliere di andare in cloud, creare un data center, non ci si chiede più quanto crescerà il cloud c'è. Sul machine learning devi valutare, è necessario valutare nel progetto X mi può servire, nell'Y no, e molte volte servono anche parecchi piloti, parecchie sperimentazioni. La frammentazione degli standard nell'IoT o alcune problematiche legate alla sicurezza, quanto incidono? Incidono tantissimo, perché adesso con il nuovo GDPR e comunque con un'attenzione alla sicurezza che si è alzata di tantissimo, anche nel grande pubblico, oramai tutti sono più o meno attenti alla sicurezza, magari meno quando vanno su Facebook, ma tantissimo quando guardano i siti delle aziende sanitarie o di altre aziende. È assolutamente necessario non fare nessun tipo di progetto che abbia un contenuto di sicurezza meno che perfetto, assolutamente. Oxologico, quali progetti ha portato avanti fino ad oggi importanti nell'ambito del digitale? Allora, quest'anno noi abbiamo iniziato, ed è un progetto che scollinerà nel 2019, una revisione di una parte del nostro parco applicativo verso una webizzazione, per cui stiamo migrando da sistemi un po' più tradizionali a interfacce web che permetteranno
prima di tutto di semplificare la nostra infrastruttura all'interno, ma poi di poter anche distribuire esternamente questi sistemi, quindi permettere al medico di finire le refertazioni da casa o di lavorare addirittura da casa su certe cose. Altri progetti importanti integrati nel 2019? Sicuramente l'accoglienza. Noi stiamo ripensando l'accoglienza ai nostri pazienti, sia in termini di presenza online col sito, la prenotazione online, questa è già una realtà, è partita, ma amplieremo l'offerta online e probabilmente cambieremo proprio la strategia dell'accoglienza. Questo è un progetto di più lunga portata perché richiede notevoli investimenti fisici, totem, monitor, riassetto delle sale e quindi fermo delle sedi e quindi perdite di produttività. Per cui le finestre dove possiamo lavorare sono agosto o dicembre, non è facile questo. Grazie mille. Grazie a lei.